Buongiorno a tutti e bentrovati, io sono Gabriele Carones e questo è Il Punto, la rubrica di Sose dedicata alle interviste e agli approfondimenti tematici. Oggi continuiamo ad occuparci di LEP, obiettivi di servizio e federalismo fiscale e lo facciamo continuando a rispondere alle domande che i comuni ci mandano direttamente alla mail assistenza@sose.it. Per farlo ho con me Marco Stradiotto, che è il responsabile dei rapporti con i committenti pubblici di Sose. Ciao Marco, buongiorno e bentrovato. Ciao Gabriele, buongiorno a tutti, bentrovati. Eccoci. Allora, come di consueto abbiamo selezionato tre domande fra quelle che i comuni ci stanno ponendo in questi giorni e a questo punto io te le sottopongo. Allora, cominciamo dalla prima. Molti comuni cominciano a chiederci come si fa a sapere se hanno o meno raggiunto gli obiettivi di servizio che gli erano stati assegnati per il 2022. Vogliamo chiarire come funziona questa verifica? Allora, la verifica risulterà dal meccanismo di rendicontazione. I comuni hanno la possibilità di utilizzare il simulatore IFEL che è a disposizione nel portale IFEL e a partire da metà marzo sarà disponibile anche nel nostro portale, però quello diventerà, insomma, quello ufficiale che i comuni dovranno chiudere entro il 31 maggio. Il monitoraggio riguarda ovviamente il potenziamento dei servizi sociali, riguarda il potenziamento del servizio asili nido e il potenziamento del servizio trasporto studenti con disabilità. Ovviamente al monitoraggio sono soggetti tutti i comuni, anche quelli che non hanno ricevuto risorse aggiuntive, anche perché con quel monitoraggio si anticipano le informazioni che non verranno più chieste nei questionari successivi che SOSE insieme a IFEL somministrerà per portare avanti il lavoro sui fabbisogni standard. Quindi quello che noi diciamo ai comuni è: verificate con il monitoraggio se effettivamente il vostro comune ha centrato o meno l'obiettivo. Ci sono comuni che sono convinti di non averlo centrato, mentre in realtà lo hanno centrato. Mi riferisco in modo particolare al sociale, perché magari nel frattempo la loro spesa sociale è già cresciuta rispetto a quello che è il riferimento che per il sociale era la spesa del 2017. Ma lo stesso vale per gli asili nido, quindi è fondamentale fare il monitoraggio. Perfetto, molto chiaro. Senti, altra domanda che ci stanno ponendo è quando verranno erogate le risorse 2023 per asili, servizi sociali e trasporto studenti con disabilità? Allora, le risorse del sociale sono già dentro all'FSC ordinario, cioè il Fondo di Solidarietà Comunale Ordinario, che verrà determinato dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard nel corso delle prossime settimane. Probabilmente nella stessa seduta verranno determinati anche gli obiettivi di servizio per gli asili nido e per il trasporto studenti con disabilità, in maniera che ogni comune abbia esattamente quelle che sono le risorse aggiuntive e eventualmente aggiuntive, perché non tutti i comuni hanno l'assegnazione aggiuntiva, alcuni hanno già il loro livello storico sufficiente e quindi in quel caso le risorse se le ritroveranno nell'FSC ordinario, nel Fondo di Solidarietà Comunale. Quindi nel corso delle prossime settimane sarà deciso il tutto, sarà nostra cura informarvi attraverso la nostra newsletter e che vi rimanderà al sito della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, dove ci saranno i file con le relative assegnazioni. Per quanto riguarda invece il decreto di assegnazione o i provvedimenti di assegnazione, probabilmente servirà qualche settimana in più, però quando noi avremo il dato approvato dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard vi avviseremo di questa novità e quindi ogni comune avrà la possibilità di verificare le proprie assegnazioni e i propri obiettivi. Bene, hai fatto molto bene a ricordarlo. Voglio specificare che la newsletter si può sottoscrivere partendo da sose.it, quindi sul sito istituzionale di Sose si trova il link per la sottoscrizione alla newsletter. Veniamo all'ultima domanda. Molti comuni si stanno rendendo conto di errori nell'assegnazione degli obiettivi di servizio dovuti ad errori nella compilazione dei questionari sui fabbisogni standard. Che cosa devono fare in questo caso? Beh, innanzitutto devono correggere gli errori nei questionari approvati in precedenza, chiedendo la riapertura a SOSE, e questo permette appunto di riallineare quelli che sono i dati storici. Seconda questione importantissima è quella che con la rendicontazione sia degli asili nido sia degli studenti
trasportati con disabilità, c'è la possibilità di correggere il dato storico, in questo caso del 2018, in quanto sono stati inseriti. Questa è stata un'approvazione della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard in metà dicembre dell'anno scorso, ossia la possibilità di inserire i dati nuovi, o meglio corretti, relativi al 2018, in maniera da avere un dato di partenza corretto. Per quanto riguarda gli asili nido, i righi nuovi sono il 10A e il 10B. Il 10A è un rigo da flaggare solo nel caso in cui ci sia l'errore, e l'errore nel caso in cui appunto gli utenti del 18 siano superiori a quelli reali, proprio per permettere al comune di centrare l'obiettivo, altrimenti non ce la farebbe mai, perché avrebbe un dato di partenza più alto della realtà, e in quel caso solo flaggando il rigo 10A ci si apre il rigo 10B, e in quel caso il comune inserirà i suoi utenti reali del 2021, cioè che diversi ovviamente da quelli che aveva inserito nel 18 e sicuramente inferiori. Mentre per quanto riguarda il trasporto studenti con disabilità, vi era il problema che gli enti nel 2018, almeno alcuni enti, avevano riportato nel dato storico anche gli studenti delle scuole superiori, e invece va riportato il dato netto, quindi senza le scuole superiori, e per questo motivo, senza i trasportati delle scuole superiori, per questo motivo rigo R08 e rigo R09 si è sdoppiato e diventa rigo R08A e B e rigo R9A e B. In quel modo i comuni, leggendo le istruzioni, avranno la possibilità di inserire il dato, e a quel punto noi avremo la possibilità di avere chiaro quello che è il dato dei trasportati facenti riferimento alle scuole dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Perfetto Marco, allora chiarissimo, grazie. Io ricordo a tutti quelli che stanno guardando questo video la mail a cui poter scrivere, che è assistenza@sose.it per dubbi e approfondimenti riguardano i LEP e gli obiettivi di servizio. Noi siamo qui apposta per rispondere e per approfondire. Allora Marco, grazie per questo approfondimento. Grazie Gabriele, grazie a tutti voi. Perfetto, grazie mille e ci vediamo alla prossima intervista.